atipici, ce lo spiega Gil Deverin. Caffè. Macchiato caldo, grazie. La loro giornata di lavoro inizia così, 30 anni di differenza, praticamente mamma e figlia. Eppure Filomena e Clizia hanno lo stesso contratto. Da anni sono collaboratori coordinati e continuativi. Sì, nonostante il Jobs Act, i co-co-co esistono ancora. Da quanti anni lavora con questo tipo di contratto? Dal 2000 esattamente. Da sempre? In un limbo da 16 anni. E dal limbo potrebbero finire ancora più giù, perché per i lavoratori precari dal 1 gennaio 2017 non è più prevista la cosiddetta DIS-COL, il sussidio di disoccupazione. Ad agosto dovrebbero finire questi contratti, speriamo in una proroga, ma... Che significherebbe non avere la disoccupazione per lei? Non avere niente, è un'atrocità soprattutto. Ma siccome l'anno nuovo per i precari è partito davvero male, su questi contratti aumenterà anche di un punto percentuale l'aliquota contributiva, arrivando a oltre il 32%. I soldi sono sempre quelli, non sono tanti, però l'aliquota aumenta. Arrabbiare fa molto arrabbiare. Allora, Maurizio Landini, Cesare Damiani.